Ed eccoci qua, ritornati finalmente. Siamo con Speer. Scusatemi, con Speer. Ti sono mancato io un pochino, lo ammetto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra serie con questo nome qua che non ho ancora imparato a dirlo. Grobdugermanische Strike. Voi vi starete chiedendo, ma è un attimino diverso dalla scorsa volta. Avete ragione, c'è solo un problema che la mod si è aggiornata tipo 3 volte, dannazione, e ho dovuto rifare tutto quanto da capo. Ma credetemi, non è successo tanto dalla scorsa volta, cioè proprio appena finita la guerra io mi sono stoppato, non ho guardato nient'altro. L'unica cosa nuova che vi siete persi, che c'è una nuova meccanica qui in Madagascar. Come avrete notato, la parte est della nostra alleanza è caduta, a parte la Caucasia, che sì, non è insieme a noi, però sono ancora uniti, quindi buono. E mi sembra poi nient'altro di nuovo. Allora, riassembliamo tutto il nostro esercito, formato da 99 divisioni. Le posizionerei sul confine con i Sudeti. Niente di strano, ragazzi, niente di strano. E direi che possiamo partire. La prima cosa che noto sono qua sotto, German Industry GUI, lo Zollverein. Ci sono, mio Dio, quanti schiavi. Che poi, ragazzi, questi non è che sono slavi, sono schiavi. Sì, siamo nel 1964 e in Germania esiste la schiavitù. Decisioni. Avevamo questa cosa qui, stato del Reich. Se vogliamo diventare riformisti, allora budget al massimo, potere politico al massimo, riformist focus e lanciamo la campagna. Ecco, stabilità del regime 53,90%. La stabilità del regime è importante per la longevità del governo del Führer. Può essere affetta da decisioni controverse, incluse delle azioni o conservative o riformiste, e giustamente se noi avremo una stabilità del regime sotto il 30%, il governo potrebbe collassare, quindi dobbiamo rimanere almeno al 50%. Il nostro outlook adesso è ancora conservativo, è una misura, infatti il social outlook è una misura per la popolazione tedesca per vedere il mondo. Ma fatto sta che anche qua abbiamo un'altra cosa che giustamente andrà a affliggere la nostra stabilità del regime, è il regime economico. È una misura che occorre all'economia, che viene basata dalle azioni che prenderemo durante le prossime riforme. Dobbiamo cercare di tenerla il più bilanciata o consistente possibile per avere sempre un'economia che cresce, quindi avere sempre quello più 0,1% di crescita annua. Possiamo già andare a riconquistare tutto quanto, che è le parti più piccoline. Però voglio vedere anche un attimino il focus tree, per favore. Piccolino per adesso, questo qui lo lasciamo perdere e andiamo con il primo focus, che è il Doppeldenken. Il Reich è la nazione più grande che sia mai esistita, però è ancora, diciamo, debole e flebile. Le sue persone unite nel Volksgemeinschaft sono ancora fedeli all'arianesimo, però giustamente hanno passato gli ultimi mesi a farsi del male. Facendo un riassunto veloce, noi ce l'abbiamo duro, ma adesso è flaccido e dobbiamo farlo almeno ritornare alla media grandezza. Spero che abbiate compreso quello che intendevo. Fatto sta che iniziamo 7 giorni, però intanto io vorrei iniziare a pensare a questo, ad esempio la Slovacchia. Ok, gli stiamo mandando un ultimatum per sottomettersi di nuovo sotto di noi. Qui abbiamo una bellissima foto di Bratislava, però vediamo che cosa diranno. E adesso, nelle sale di Germania, il nostro nuovo Führer giustamente ha tutto quello che la popolazione tedesca vuole vedere nel suo capo: forte, una volontà di ferro, un vero ideologo e fanatico dell'ideologia nazionalsocialista. Però giustamente noi non vogliamo pensare a questo, perché giustamente abbiamo un debate con Kurt Georg Kiesin, Helmut Schmidt, Ludwig Erhard, quindi andiamo avanti con questo. Oh, Heydrich è stato trovato morto? Ok, non mi interessa. E Bratislava si è sottomessa, bravissimi. E anche loro sono entrati nello Zollverein. Quindi direi di continuare con la Danimarca, che mi sembra quella più debole.
Credo che Hitler intendesse questo come autobahn. Adesso gli stiamo mandando un altro ultimatum ai danesi, ma non ai danesi di Danimarca, io proprio intendo i danesi, i dolci, quelli allungati. E la Danimarca è ritornata sotto di noi, bravissimi. Quindi i prossimi sono gli olandesi. E adesso die Nuremberg Rede. Adesso la Germania è finalmente calma, le persone stanno iniziando a comprendere la situazione. Però a parte queste cose, Speer non può semplicemente snappare le proprie dita e fissare tutti i problemi della Germania in un sol colpo. Però vabbè, adesso noi dovremmo iniziare a far capire alla gente che noi siamo qui per dargli una mano. E adesso possiamo iniziare a fare delle promesse per il futuro, aiutare il presente e a pensare al passato. Iniziamo a dare una mano al presente. Iniziamo a dare un po' di panem e circenses perché abbiamo un negative GDP. Mamma mia. Cosa vogliono? Wooing the Dutch. Che cos'è che vogliono? Cioè vogliono che noi li paghiamo e gli diamo dei sussidi ogni volta per la loro economia? Va bene, accettiamo. No, questo è un bluff. Maledetti. Però alla fine l'Olanda è entrata con noi. E apriamo i porti. Ok, adesso dobbiamo puntare alla Polonia. Mi dispiace Polandia, ma verrai invasa come ogni volta, come ogni giorno. Torno a Warside. Sfortunatamente il governatorato generale è collassato quasi subito. E rimpiazzato con cosa? Con uno stato polacco indipendente. Com'è possibile? Sì, hai ragione. Com'è possibile la Polonia? Uno stato? Dobbiamo subito rimetterlo sotto di noi. Lebensraum! Lebensraum! Andiamo. Ovviamente, ragazzi, sto scherzando, eh. Però ho notato che nello spirito nazionale abbiamo qualcosa di nuovo. Wari Wehrmacht. La Wehrmacht non si fida ancora di noi perché giustamente avevano o Bormann e Göring che erano loro sì dei veri militaristi. E la generazione persa a... La gioventù tedesca ha attraversato due decadi di nessun prospetto di futuro, quindi con nessuna speranza per loro o per l'uso per il Reich, loro sono diventati una parte, diciamo, più volatile della società. Quindi, diciamo, abbiamo una marea di giovani che non hanno alcuna prospettiva. Ma al sud qui stanno ancora combattendo? Non ci credo, il Sudafrica sta ribattendo. Ok, la Polonia rientra nel nostro paese. Benissimo. E con il nuovo nome di Übergangsregierung in Polen. Non abbiamo dovuto fare una guerra. E magari per muoverci andiamo anche con la fortezza del nord. L'Irlanda... Oh, oh! L'Irlanda è rientrata nella nostra alleanza, quindi abbiamo una base contro l'isola inglese. Però prima di andare avanti, anzi, allora facciamo una cosa, finiamo con la Norvegia e poi pensiamo all'economia, perché questo meno 41% dato dal GDP Grown, meno 39%, è una spina nel fianco. Bene, e adesso ritorniamo di qua e cerchiamo di sistemare l'economia. Russian Soviet Federative Socialist Republic. Dmitry Medvedev. L'ho fatto io apposta, eh. L'ho fatto io apposta a non dedicarmi subito qua alla loro riconquista. Volevo vedere che vinceva. Visto, ragazzi? Oggi avete visto qualcosa di nuovo. Ho completato tutta la parte qua sopra e adesso abbiamo due scelte. Sospendere le persecuzioni oppure terminare definitivamente gli studi del lineamento ariano. Ok, questo è quello che mi va più a genio, perché vedete, la causa dei riformisti ne avrà un grandissimo beneficio, quindi andiamo con questo. La fissazione sì, bla bla bla, tutte cose razziste non le dirò. Benissimo, e ora renew the laws. Oh, finalmente possiamo pensare un pochino alle leggi. Però giustamente, se falliremo ad abolire o amendiamo le nostre policy correnti, cosa potrebbe succedere? Dobbiamo stare attenti. Adesso possiamo prendere tutte le nostre divisao de fantaria e spostarle qui, perché infatti la nostra prossima mossa sarà
qua nel Reich Commissariat Ostland. E la Norvegia, attenzione, la Norvegia è entrata nella nostra alleanza. Ok, caos in Ostland, dichiariamo subito guerra. Andiamo tutti, pushate. Sarà molto semplice questa guerra. E adesso abbiamo due scelte nuove. The Hernar Plan e The Schmidt Proposal. Dove possiamo andare per prima? Andiamo con questo. Ven Hernar Plan, nostro nuovo ministro dell'economia, che giustamente è un famoso economista, Ludwig Hernar, ha un piano, o meglio, ha molti piani. Ha parlato nel passato di abolire il controllo dei prezzi, contrastare l'inflazione, aprirsi al mercato estero e abolire la schiavitù per dare ai tedeschi più possibilità di lavoro. Quindi diciamo che lui è il nostro uomo. Quindi andiamo con il piano di Hernar per primo. E adesso abbiamo sbloccato anche Der Zollverein, ma facciamo tutto, a parte le raffinerie sintetiche, vabbè. Ed eccolo qua l'Ostland, chiamato adesso Ostlandischer Bestraut. Però abbiamo un'altra pedina qua nel nostro scacchiere internazionale. E siamo odiati da Samara, perché? Fascistam, bastardo di un Vlasov. Ah, ok, l'Ucraina è entrata nella nostra alleanza. Quindi adesso abbiamo la Caucasia e poi penseremo alla Russia e anche alla governatorato di Crimea. Il Cornwall è caduto. Tutta la loro navi, che è formata da ben 3 navi, si unisce alla nostra, grandissimo. Senza volerlo ho aumentato la mia capacità da 29 a 32. Mamma mia, sono felicissimo. Però dai, adesso il nostro GDP sta salendo dello 0,7%. Dai, io avevo detto 0,1%, ma qua siamo già allo 0,7%. Ci abbiamo già guadagnato qualcosa. E finalmente loro ritornano sotto la nostra guida. Perfetto, abbiamo dichiarato guerra pure alla Repubblica Socialista Sovietica Federativa Popolare di Voronezh. Le domande di Hernar. Minimum wage. Cos'è? Vuole aumentarlo? Da trinkes a moderate. Possiamo permettercelo. Aumentiamo il minimum wage. Oh, guardate. Finalmente abbiamo sistemato la povertà. E ora Reichsnachris. Mio Dio, è ovvio che hanno perso 2 guerre mondiali, non sanno neanche loro quello che stanno dicendo. Ah, ok, in pratica tutto questo nome è una specie di un'agenzia segreta che andrà a rimpiazzare la Gestapo. Bene, abbiamo vinto, adesso si formerà qui un altro paese. Però adesso si chiama Militärsbezirksrussland. Ok, ci siamo annessi il governatorato di Crimea. Eccole qui tutte le mie navi. Ah, 126 navi che le riportiamo subito qui. E andiamo con l'ultimo focus. Da Schwerdes Damocles, quindi credo siano le spade di Damocle. Tutto sta andando bene, ma giustamente c'è qualcosa che ci ferma. C'è sempre qualcosa che ci ferma. Gehlen ha portato altre news sulla scrivania del Führer. C'è qualcosa di molto più grave, a parte i cortei degli studenti repressi e gli ufficiali che si rivoltano. C'è uno spettro che negli angoli del nostro paese si sta diffondendo. Oh no, sarà mica lo spettro del comunismo. Ok, vabbè, vedremo che cosa succederà. E comunque vada, stato del nostro Reich, il nostro regime è riformista al 100%. Bene, abbiamo fatto il nostro focus ultimo. Adesso vediamo che cosa succederà. A cena coi giganti. Oh, adesso ci riuniamo, stiamo facendo una cena con i pezzi grossi dell'industria. Attenzione, nuove opzioni sono libere nel nostro focus tree. Ok. Strasbildung. Abbiamo ancora tanto da fare qua. Quindi io direi che qui termino questo video. Spero che vi siate divertiti come me, che abbiate imparato qualcosa di nuovo anche oggi. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene e mi raccomando, non fate i cattivi.